La pallacanestro viola vince ancora, coinvolge pubblico e città e sorride, soddisfatta per aver abbattuto la corazzata Sierz Piazza Armerina, tornando così in vetta al torneo accanto alla Virtus Ragusa, vincente nella sfida in casa contro Rende, e dell'Orlandina che non riesce a domare il fattore campo del Barcellona. Partita strepitosa, così come non si vedeva da anni al Pala Calafiore, sempre più coinvolto grazie alla presenza di numerose famiglie sportive e tanti bambini, con delegazioni arrivate dalle scuole basket di Pizzo e Vibo Valentia. Coach Cigarini sorprende mandando in campo il regino russo dal primo minuto. La Sierz deve ancora fare meno del fortissimo Mirko Gloria. Gara palpitante ed equilibratissima. Aguzzoli è l'uomo migliore nella prima parte di gara con un attento lavoro in attacco e in difesa. Reggio vola avanti di 6. Coach Diamante chiama time out e raddrizza la situazione. Il primo periodo termina 24-26 per gli ospiti. Tanto equilibrio nel secondo periodo. La Sierz dimostra di essere un osso duro da superare. Reggio, con l'aiuto del pubblico, finalizza con Tirtishnik su tutti e trae ottime soluzioni in difesa ed in attacco da Sek e Mavric. Un punto di vantaggio per i locali all'intervallo lungo. Stessa musica anche nel terzo periodo. Un vero e proprio combattimento cestistico. Tanti uno contro uno vincenti per Marco Laganà, mentre cresce minuto dopo minuto l'impatto dell'ottimo Musikic. Belle le schiacciate di Sek e da Guzzoli per la Viola. Lo staff tecnico Nero Arancio perde Ilario Simone per raggiunto limite dei falli, batti e ribatti anche nel quarto periodo. Laganà e Giampieri per la Sierz, Aguzzoli, Mavric e Tirtishnik per la Viola tengono botta. Emin Mavric esalta il pubblico con una stoppata da cineteca. Sarà ancora una volta il Lia Tirtishnik a fermare il break determinante. Fondamentale la recuperata di Omar Sek. La Sierz perde Laganà per 5 falli, ma i giochi ormai sono già fatti. Finisce con il risultato di pallacanestro Viola, Sierz Piazza Armerina, 88-79.